Stop alla morte diventa ambasciatore della sicurezza stradale, il convegno che si è tenuto presso il Consiglio regionale del Lazio, realizzato dall'associazione Mid Academy su iniziativa della consigliera Nicole Grasselli. Il tema degli incidenti sulle strade, che vede purtroppo vittime molti giovani, è stato trattato da tanti relatori e autorità di polizia. L'idea è nata appunto da un incontro con una mamma che ha perso un figlio di 18 anni, Edoardo, a cui io dedico questa iniziativa, e quindi quest'estate mi è venuto in mente lo slogan "Stop alla morte, diventa ambasciatore della tua vita". Perché? Perché proprio i ragazzi devono essere ambasciatori di loro stessi e andare io da anni che seguo i ragazzi sul bullismo, sulla problematica droga, io faccio l'avvocato soprattutto oltre che presidente della MIDA e so quanti ragazzi si perdono per strada. Allora se loro stessi, già anni fa noi abbiamo fatto un grande progetto dove loro stessi diventano protagonisti e vanno per strada a dire ai loro coetanei divertiamoci senza bere, senza usare alcol in particolare o droga, è molto bello perché imparano a divertirsi come facevamo tanti anni fa. Una tavola rotonda ricca di interventi mirati alla sensibilizzazione nei giovani che perdono la vita per cause banali. Innanzitutto di dire ai giovani che la vita è il più grande dono e che la vita va custodita. E poi soprattutto le strade della nostra città, ma anche della nostra regione Lazio, sono strade che bisogna percorrerle sempre nel nome della prudenza. L'anno scorso, nel 2022, l'Istat ha dichiarato che ci sono stati per incidenti stradali 3.159 caduti. È un numero elevatissimo, considerato che può essere paragonato a un piccolo paese, medio paese, cancellato dalla geografia italiana ogni anno. Quindi in queste proporzioni veramente è un peso insopportabile da poter in qualche maniera portare. Quindi bisogna assolutamente evidenziare questo tipo di aspetto per poterlo superare e poterlo in qualche maniera fronteggiare. Dobbiamo investire anche su in qualche modo il contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti, ma il problema vero e serio che è emerso da questo dibattito è il fatto che gli incidenti stradali, la maggior parte degli incidenti stradali avvengono per distrazione.